Il movimento cattolico lucchese ha un suo archivio storico per ricordare l'attività decennale delle associazioni e dei movimenti, dalla Democrazia Cristiana ai giorni nostri, che hanno partecipato alla vita politica della città. Un'idea che fu già di Maria Letta Martini e che adesso rinasce sotto forma di associazione con sede nella Casa Diocesana delle Aggregazioni Laicali in via San Nicolao. Il direttore dell'archivio è Mario Battaglia, presidente della Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali, che fa parte del consiglio direttivo assieme a Francesca Pacini, Armida De Santis, Maria Gabriella Martini, Daniele Maffei, Luca Pighini e Daniele Dinelli. Abbiamo voluto costituire quindi un'associazione che cerca di valorizzare, ecco, la memoria e dare la possibilità anche a studiosi lucchesi e non solo, ecco, di poter studiare, ecco, il nostro, l'età contemporanea della vicenda lucchese a partire, ecco, dalla seconda metà dell'Ottocento fino di fatto ai giorni d'oggi. Oltre all'archivio, che si avvale di un comitato scientifico ad hoc, in costruzione anche un sito internet per mettere a disposizione i testi per studiosi dell'associazionismo cattolico. Nel sito, oltre a materiale di natura archivistica, vi saranno anche molti libri, pubblicazioni e atti di congressi di varie associazioni cattoliche. Inoltre è già fruibile un breve scritto del professor Don Lenzo Lenzi, che inquadra a grandi linee la storia del movimento cattolico a partire dalla metà dell'Ottocento. Una storia più che duecentennale che torna a vivere e ad essere fruibile anche grazie alle nuove tecnologie.